Ho scelto di fare il diplomatico dopo aver seguito una giornata di orientamento all'università. Mi ricordo avevamo parlato con un ambasciatore, ci aveva descritto un po' com'era la carriera. Io stavo studiando scienze politiche, avevo studiato prima economia e ho deciso quindi di proseguire vedendo come obiettivo quel possibile concorso. Qualche suggerimento per superare il concorso? Tanto studio è fondamentale, è un concorso che non si passa per fortuna. A me personalmente quello che ha aiutato molto è stata la curiosità. Ogni materia, ogni singolo argomento ho tentato, per quanto mi era possibile, di approfondirlo sempre di più, di cercare il dettaglio, il pelo nell'uovo, la perfezione. La perfezione è che non si può raggiungere perché è un programma talmente vasto che è veramente complicato. Cosa fa un diplomatico appena supera il concorso? Si viene assunti al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. C'è un periodo preliminare di formazione dove si cerca di capire in che grande apparato si sta entrando. Dopo questo periodo di formazione, in cui spesso si passa anche del tempo all'estero, si viene assegnati in uffici che possono essere di vario genere, dagli uffici politici agli uffici economici, quelli culturali, quelli più legali, al servizio stampa o al cerimoniale. Quali sono le caratteristiche che deve avere un potenziale diplomatico? Beh, è complicato rispondere a questa domanda perché insomma non c'è un prototipo di un potenziale diplomatico. Ci sono vari tipi di persone, ci sono vari tipi di caratteri. Sicuramente è una persona versatile, che si adatta alle situazioni, è una persona che conosce bene le dinamiche politiche, una persona che sa cercare di portare un miglioramento. Secondo me la caratteristica fondamentale di un diplomatico è una persona che è innamorata del proprio paese, perché alla fine un diplomatico rappresenta l'Italia sia quando sta in Italia che soprattutto quando poi fa il lavoro all'estero.